Presidente, dopo uno splendido campionato dell'anno scorso con la Salvezza in Serie B, adesso la parola passa a questi tifosi. L'obiettivo è portare quanti più possibile allo stadio, proprio perché questo progetto di Juve-Stabia ha bisogno di questi tifosi. Sì, il progetto di Juve-Stabia ha bisogno di tifosi, ha bisogno di tante cose. Noi stiamo anche vedendo in giro per trovare delle strutture dove poter far allenare il nostro settore giovanile, perché possiamo fare tutti i progetti di questo mondo, ma se ci mancano le strutture diventa molto 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 difficile. Giugno è un mese importante, nei prossimi giorni si parlerà di comproprietà. Qual è il destino di Cazzola? In Bakogu sarà riscattato? Allora, il destino di Cazzola non lo conosco, dipende dall'Atalanta se lo riscatta o meno. Per noi non è un problema, perché Riccardo ha molte richieste da parte della Serie A. Per quanto concerne Mbakoku, noi stamattina abbiamo effettuato il riscatto della metà. Adesso dipende dal Padova: se esercita il controriscatto il ragazzo va a Padova, se non lo esercita rimane a Castellammare al 50% fra Juve-Stabia e Padova. Domani storico 19 giugno, qual è il ricordo più bello? Il ricordo più bello è la vittoria che abbiamo avuto a Roma, e se ne sono tanti di ricordi. Chiedere questo a un tifoso della Juve-Stabia credo che ne ho molti molti. 19 giugno appunto rimane la storia di questa Juve-Stabia, ma viste le partite, i trionfi che comunque si sono avuti in quest'ultimo campionato di Serie B, è giusto ancora parlare solo di 19 giugno o anche mettere per esempio il 9 dicembre la gara a Marassi? Ma guarda, io ritengo che noi abbiamo fatto un qualcosa di incredibile, perché noi dobbiamo sempre confrontarci e raffrontarci con delle piazze che hanno un enorme divario rispetto al nostro. Quindi, per l'amor del cielo, noi cerchiamo di fare il massimo, però avremo anche bisogno di un aiuto da parte di tutte le componenti. Ad oggi io ancora non vedo questo aiuto, gli unici che ci stanno vicini sono i tifosi, e noi proprio per ringraziarli abbiamo ideato questo sconto sul prezzo degli abbonamenti, che mi auguro abbia successo. Ovviamente sarà un vantaggio partire da zero, visto che tante squadre avranno punti di penalizzazione per lo squallore del calcio scommesso. Ma può essere un vantaggio, non lo so, anche noi l'anno scorso siamo partiti da meno 4, forse a livello psicologico si è rilevato un vantaggio, è sempre il campo che parla. Noi dobbiamo soltanto cercare di allestire una squadra che non ci faccia penare troppo. Curiosità in relazione anche alla passata stagione: lì si affrontavano squadre come il Torino, blu discudettate. Quest'anno c'è la Pro Vercelli, che di scudetti ne ha vinti tanti, però in passato che sensazioni si possono provare? Ma le sensazioni, ripeto, a me una squadra vale là, oddio, tranne nel caso del Torino che è una leggenda del calcio e forse della Sampdoria, ma io credo che anche per una nostra evoluzione noi ci dobbiamo abituare a giocare con queste squadre, perché ormai anche noi facciamo parte di questo gruppo di squadre. Non vedo perché dovremmo essere magari contenti di giocare con, deve diventare una nostra abitudine. Io mi auguro che questo diventi un'abitudine. Clemente Filippi, direttore generale della Juve-Stabia: quest'anno ci si avvicina ancora di più al mondo dei tifosi, un'offerta davvero irrinunciabile per chi vuole esercitare il diritto di prelazione? Sì, in tempi di crisi la società ha deciso di ripartire dai vecchi tifosi e di premiarli con questi sconti eccezionali. Si parte dal 15% per i vecchi abbonati, che usufruiranno di questa prelazione entro il 19 luglio, che può trasformarsi nel 20% qualora questo vecchio abbonato inviti ad abbonarsi una nuova persona, che è la stessa a ricevere uno sconto del 10%.
Il fatto di aver terminato il campionato con largo anticipo permette alla Juve Stabia di organizzarsi, ecco, la campagna abbonamenti fatta in un certo modo, il coinvolgimento ancora delle scuole anche quest'anno, il ripristino della Fidelity Card che purtroppo, come abbiamo sentito prima, per situazioni particolari non è stata portata avanti, invece adesso porteranno avanti anche questa situazione. Che cosa si devono aspettare adesso i tifosi dalla Juve Stabia? No, quello che ci aspettiamo adesso noi è che i tifosi vengano in massa ad abbonarsi e a dare il loro sostegno, che è fondamentale per la vita di una società e soprattutto per la vita calcistica di Castellammare. Sicuramente abbiamo pensato di fare queste iniziative per stare vicini ai nostri tifosi che ci seguono e ci vogliono bene. Abbiamo uno zoccolo duro di tifosi che ci seguiranno dappertutto e quindi è a loro che è rivolto questo nostro primo impegno stagionale. Ripartiamo da loro, ripartiamo da qui, da questa splendida struttura che è il Clown Plaza, che ci ha ospitato nella passata stagione e ci ospiterà anche per la prossima, e quindi abbiamo sancito un nuovo accordo. Siamo consapevoli che il campionato prossimo è il campionato delle conferme e quindi tutto quello che abbiamo fatto quest'anno ci servirà, dovrà essere, per raggiungere quello che abbiamo fatto quest'anno dovremmo sudare ancora di più, perché adesso non siamo più degli sconosciuti, ci aspetteranno, e proprio in virtù di questo stiamo cercando di darci un'organizzazione differente. Abbiamo deciso di questa campagna abbonamenti, che è la prima parte della campagna abbonamenti di quella che poi partirà il 20 luglio, c'è questa novità della card 209 che oltre ad essere un tutt'uno con l'abbonamento servirà a chi sottoscriverà questa testa, questo abbonamento, ad avere dei benefit e delle agevolazioni con i nostri enti convenzionali, quindi ci aspettiamo, diciamo, di raccogliere quello che stiamo seminando. Direttore, allora il fatto di aver iniziato il 19 di giugno, data storica ovviamente per questa Juve Stabia, e finirla il 19 luglio, il momento in cui si partirà per il tiro di Gubbio, significa che la Juve Stabia punta anche un po' alla scaramanzia, visto che Gubbio è il ritiro dell'anno scorso. No, al di là della scaramanzia bisogna confermare nella vita le cose positive. Siccome a Gubbio abbiamo effettuato un ritiro che, a detta dei nostri tecnici e dei nostri, diciamo, dirigenti, è stato un ritiro ottimo sia come logistica sia per l'ospitalità che ci hanno fornito lì, abbiamo deciso di confermare questa soluzione, ma non è solamente una cosa scaramantica, anche perché 2 anni fa avevamo fatto il ritiro a Poggibonsi, avevamo vinto il campionato, quindi non è solo questo.